Proviamo a capire adesso con chi effettivamente sta sperimentando l'auto elettrica. Pisa è un grande progetto, una delle città coinvolte in tutto questo. Come si trova poi? Quindi, siccome noi qui tra il pubblico, anche io, siamo abbastanza incuriositi perché è una cosa per noi abbastanza strana, quindi proviamo a sentire Fabrizio Felici, che è collegato con noi telefonicamente da Pisa, che cosa ci dice dell'auto elettrica. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Dunque, da quest'estate si gira con delle smart elettriche a Pisa, anche il sindaco gira con questo tipo di macchina e Fabrizio Felici pure. Com'è l'auto elettrica? Ma innanzitutto è un'auto normalissima, un'auto come un'auto comune che possiamo trovare in circolazione. E il vantaggio è che è un'auto... Ecco, la consegna delle chiavi, nel frattempo stiamo rivivendo questo momento solenne di consegna delle chiavi. E, scusi. Sì, le chiavi, sì, prego, prego, le chiavi sono state consegnate a ottobre, il 3 novembre mi pare sono state consegnate le chiavi a noi della macchina. E dicevo, l'auto elettrica, la Smart è una bellissima macchina e in più c'è il vantaggio che ha sicuramente un molto silenziosa, non ha impatto praticamente zero, quindi è molto comoda per muoversi anche in città. Ecco, questo sicuramente, diciamo, dal punto di vista dell'auto è uguale. Poi, cioè, non ci sono differenze, non è che uno dice e adesso come si guida. Alcune piccole differenze sono dal fatto che la Smart è con il cambio automatico, quindi logicamente uno se non è abituato al cambio automatico deve però prima quello un po'... a prescindere dal fatto che sia elettrica, no? Quindi è solo questa la differenza. Poi dal punto di vista delle prestazioni sono molto vicini, logicamente rispetto a un'auto a benzina, un'auto a diesel, logicamente hanno leggermente meno veloci, leggermente meno scattante, però è sempre una macchina molto ben strutturata, ben fatta, ecco, secondo me. Quindi parlando anche di quello che appunto potrebbe essere qualche piccolo inconveniente, è meno scattante, diciamo, e poi il fatto della ricarica. Scusi, Fabrizio, prego, perché qui prego. Che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che forse è una questione di sensibilità personale, ma diciamo i numeri e i test di prova dicono che l'auto elettrica è assolutamente competitiva in termini di accelerazione, può non essere in termini di velocità massima. Diciamo sì, io ho usato il termine scattante, forse il termine sbagliato, diciamo più che altro è il termine di velocità. Alcune altre piccole cose le posso dire con tranquillità, il problema è che quando la macchina... trova una piccola salita, ha delle difficoltà perché logicamente avendoci non il cambio ma essendo monomarcia, diciamo, quindi logicamente la prestazione si riduce in quel senso lì e dura un po' più fatica. Questo l'ho notato con tranquillità, diciamo, dal punto di vista poi del movimento normale che raggiunge la sua velocità di 85 km orari tranquillamente, la frenata perfetta, cioè da quel punto di vista è perfetta. Logico che ci sono alcune cose che io mi permetto di dire che effettivamente alcune cosettine, tipo, ripeto, trovandosi in salita hai difficoltà, questo anche proprio nei sottopassaggi ho notato questo, ecco. Voleva intervenire anche Andrea Valcalda. È normale, cioè col cambio automatico appunto ha questo tipo di forse, diciamo, incertezza rispetto a un cambio a cui non è abituato, però diciamo non è molto diverso dalle auto normali. Per la velocità, in questo caso per la Smart, è proprio stata messa una limitazione di velocità, perché c'è una limitazione a 100 km all'ora perché si pensa a un uso urbano e quindi diciamo una velocità già più che sufficiente, e questo consente di consumare meno la batteria. Ah, quindi questo è proprio stata una scelta. Perché poi io ora... ho guidato un'auto elettrica che fa 300 km all'ora, per intenderci. Un'auto elettrica che fa oltre 300 km all'ora. Una Tesla, no? Una macchina americana che ha un'accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi e mezzo. Cioè, quindi le prestazioni sono legate ovviamente alle batterie. Certo, al tipo anche di auto. In questo caso è stata messa una limitazione per motivi, diciamo, di efficienza e di risparmio. Che poi, questa è una piccola parentesi, una piccola digressione, è quello che ci siamo detti tutti. Se in Italia il limite è questo, autostrade comprese, perché ci fate macchine che vanno a 200 e poi io non posso andare più di 120? Questo sono d'accordo con voi, effettivamente, infatti. Il problema non è la velocità. Ma invece Fabrizio, scusa, la ricarica.
Cioè, è una cosa faticosa, è una cosa noiosa, fastidiosa? No, diciamo che allora, innanzitutto, ora io sono entro ora in trasmissione, non so se è stato già detto, ma l'accordo che mi hanno fatto poi dopo con l'ENE è stato quello di avere una piccola centralina vicino, praticamente all'abitazione e all'ufficio. Quindi io, avendo preso la macchina come azienda, e la centralina l'ho proprio nell'ufficio, vicino all'ufficio, quindi la ricarica la faccio quotidianamente, perché io praticamente arrivo in ufficio, metto la macchina in ricarica e la prestazione sono sempre, diciamo, tutti i giorni è pronta all'uso senza problemi. Logicamente ci vuole un po' d'accortezza, perché se uno non si rende conto che l'autonomia è i famosi 100 km, logicamente abituato che con le altre macchine, la benzina, se c'hai le stazioni fino a 400 km, più o meno 350, logicamente 100 km sono un po' più limitanti, però basta avere un punto, insomma, stare un po' più attenti, secondo me è semplicemente tutti i giorni mettere la sottocarica, ecco, questo sicuramente è un vantaggio. È fattibile, quindi. Economicamente, sì, sì. Ultima domanda? Economicamente noi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo una specie di leasing noleggio con la Mercedes, di che paghiamo 400 euro il mese praticamente più IVA, e con l'Enel 25 euro il mese praticamente. Quindi dal punto di vista economico, se si guarda da quel punto di vista lì, logicamente io non sono in grado di fare un calcolo esatto di quanto riguarda il consumo e altro, però ecco, secondo me noi il concetto nostro è stato più che altro di cominciare anche a avere un utilizzo di auto elettriche, che può essere il futuro secondo me, quindi per noi è importante, con tutte le problematiche che ci sono nei centri urbani, secondo me è fondamentale. Non abbiamo guardato dal punto di vista dei costi, ecco, quindi da questo punto di vista non ci siamo messi a fare un confronto. Però quei 25 euro, diciamo, di ricarica mensili, che sarebbero poi la nostra benzina, va da sé che noi 25 euro ci facciamo veramente giorni, un mese, e non è ipotizzabile di riuscire ad andare a benzina per un mese. Per cui solo lì, io non sono una grande matematica, però tutto questo già mi sembra una grandissima conquista anche a livello economico. Certo, grazie davvero Fabrizio per averci raccontato come si va su un'auto elettrica. Sì, e quindi volevo aggiungere, se posso, dire anche che il Comune di Pisa sta infatti investendo sul discorso della mobilità elettrica, e oggi inizia proprio un convegno praticamente a Pisa dove parla proprio della mobilità urbana, cioè innovazione e sostenibilità. Quindi Pisa è decisamente sensibile all'argomento, sì, e si muove elettricamente per l'argomento. Grazie a Fabrizio Felici. Torniamo a Imola, perché ci sono